Ci collegheremo oggi con, come ripeto, due giovani chef del luogo di Aimo e Nadia, dopo gli appuntamenti che abbiamo avuto nelle scorse puntate. Abbiamo innanzitutto incontrato Cesare Ferrero, il presidente di Sogemi, per parlare del mercato agroalimentare e poi a seguire tutti gli chef dell'associazione Le Soste che per ora hanno partecipato, in primis il presidente dell'associazione Claudio Sadler, poi Viviana Varese, poi abbiamo avuto Giancarlo Morelli, Ilario Vinciguerra, Chicco Cerea e lo scorso appuntamento è stato con Stefano Arrigoni. Ora da Bergamo ritorniamo a Milano e oggi abbiamo appunto questi due bravissimi chef, Fabio e Alessandro, che adesso vado ad invitare per collegarsi con noi. Qui. Ciao Alessandro, Eccoci, buongiorno tutto bene? a tutti. Buongiorno, Abbiamo, contento. siamo pronti ora. Guardaci, abbiamo il Buongiorno, avete le distanziamento, eh? distanze di sicurezza, giustissimo, Esatto, giustissimo. vedi. Siamo da Bravi. un lato e dall'altro della cucina. Perfetto, no, no, non posso veramente riprendervi in nulla. Allora, come state innanzitutto? Ma Aspetta che voi. ti filmo, io faccio anche il cameraman, ti filmo Ok. Fabio, pare che è bello. Allora, noi Ciao. stiamo bene, dai, non vediamo l'ora di ripartire perché ci manca la cucina, ci mancano le nostre persone che Immagino. fanno la nostra azienda e quindi non vediamo l'ora. Assolutamente. Allora, come ho anticipato, ho fatto io la premessa di concetto del fresco, parlare di stagionalità, di fresco, una cosa che voi è alla base della vostra cucina, quindi io non vi devo insegnare niente, anzi, siete voi che dovete insegnare qualcosa a noi. Innanzitutto, che cosa ci avete portato oggi? Che prodotti del fresco avete scelto? Ma allora, noi abbiamo portato oggi dal mercato di Milano gli asparagi, quindi abbiamo l'asparago verde e l'asparago bianco, e faremo un petto di pollo con una crosta allo zenzero e salvia, e quindi lo prepareremo, lo faremo anche assaggiare virtualmente. Bellissimo, purtroppo solo virtualmente, ma noi non vediamo l'ora di tornare a vivere la vita dei ristoranti e delle vostre cucine. Eh sì, ma è anche vero che noi al mercato siamo degli affezionati clienti, Ecco. perché ad esempio noi al mercato da sempre siamo andati, da quando siamo arrivati dal 2005 con Aimo, avevamo proprio avevamo un percorso che facevamo con lui, una volta al mese eravamo lì nel scegliere i prodotti, ma più che altro nel parlare con i fornitori alle Con il 5 di fornitore. mattina. Noi eravamo già con lui in strada e oggi continuiamo. Alle 5 ero io preciso. Fabio arrivava alle 5 qua. Ma Alessandro, tu devi fare il cameraman, non devi interrompere. E quindi noi continuiamo a farlo, ma devo dire ancora di più, noi abbiamo creato un format che si chiama Un giorno da chef, dove noi portiamo anche i nostri clienti al mercato e facciamo capire un po' la scelta del prodotto, spieghiamo la stagionalità, la biodiversità, ma più che altro facciamo capire anche il rapporto con i fornitori, che è fondamentale. Giriamo i vari padiglioni, sia quello ittico che quello ortofrutticolo, e anche poi della carne, ma soprattutto viene fuori questa passione e questa trasparenza che creiamo col cliente. Non è un caso se poi i nostri clienti si rivolgono nei vari mercati, sia regionali ma anche delle piccole botteghe, nel cercare dei prodotti che noi illustriamo. Quindi questo è un format importante che noi portiamo avanti, ma è la storia di questo. Questo è un bellissimo progetto davvero importante perché vuol dire anche metterci la faccia sui prodotti davvero freschi che andate a scegliere. Infatti,
ma soprattutto il rapporto con il mercato sia del pesce che dell'ortofrutta ci ha permesso di allargare anche la nostra visione, nel senso che noi non abbiamo soltanto quel mercato come riferimento, ne abbiamo tanti altri in giro per l'Italia, anche il nostro pescivendolo dalla Spezia che ci starà guardando, abbiamo una serie di però è evidente che a Milano il centro, cioè l'ortomercato come il mercato ittico o quello del pollame, sono delle piattaforme alla quale anche i nostri piccoli fornitori si sono appoggiati. Per esempio, per un periodo a volte il piccolo produttore, che ne so, dell'asparago di Albenga o del pomodorino o della melanzana viola di Longobardi vuole mandarci il prodotto e un piccolo quantitativo diventa difficile direttamente così, può utilizzare la piattaforma con i nostri contatti tramite i nostri fornitori che hanno il posteggio lì e quindi farci arrivare la merce creando una sorta di logistica. Questo è un vantaggio. Certo, assolutamente, assolutamente. Allora, io seguo le vostre operazioni, quindi raccontatemi che cosa state facendo. Allora, noi stiamo facendo un piatto che, come non so se sai, noi la prossima settimana lanceremo il nostro delivery, ma lo faremo da voce, Piazza Scala. Faremo un delivery sempre utilizzando i nostri prodotti. Perché? Perché i nostri clienti ce lo chiedono e quindi abbiamo deciso di lanciare il delivery. Lo faremo, ci divertiremo io e Alessandro con parte del nostro staff e faremo questi piatti e oggi illustreremo un piatto che è proprio questo, il petto di pollo, che ora lo vado a mettere in forno, in modo tale. Voilà. Qui abbiamo fatto un petto cotto in olio extravergine d'oliva con tutti gli aromi, ho messo un po' di sale, un po' di rosmarino e l'abbiamo cotto lentamente in olio. E quindi abbiamo un petto molto cotto al punto giusto, ma morbido. Poi abbiamo creato questa panure fatta con lo zenzero, quindi sì. Questo zenzero incredibile per dare questo sensore di acidità, ma anche di fumo. All'interno di questa panure abbiamo messo la salvia e c'è anche un po' di parmigiano reggiano trentanesi. Poi faremo gli asparagi, questo asparago. Come diceva Alessandro, di solito utilizziamo il violetto d'Albenga. Oggi ci è arrivato dal mercato questo asparago che è pugliese, Alessandro. Quindi la Puglia ancora torna. Sì, questa Puglia veramente... Che non ti lascia, Alessandro. Troppa Puglia. Abbiamo anche l'asparago bianco di Bassano. Devi sapere che lo zenzero, che tutti pensano che lo zenzero non è italiano, evidentemente lo zenzero è un prodotto, ma come mi raccontava Nadia, non tu, Nadia. Ho questo nome. Troppe Nadie nella nostra vita, nella nostra... ci mancavi tu. Quindi figlio, brava. E Nadia ci raccontava che già nella cucina toscana, infatti i toscani si dice sei piccante come lo zenzero, perché anticamente già lo zenzero arrivava via Venezia, via nave, ed era già un ingrediente presente su cui si racconta negli vari scritti della cucina tipica toscana. E quindi questa è nata, da qui nasce la passione di Aimo e Nadia per lo zenzero. Anche nella loro ricetta storica del gambero di Sanremo marinato allo zenzero con olio, fagioli, zolfini di Pratomagno. Quindi non è un caso, no? Quindi la contaminazione italiana anche dello zenzero. Anche nello zenzero, il tocco esotico invece no, made in Italy anche in questo. Alessandro è un ragazzo che sta studiando molto in questo periodo, perché noi abbiamo un menù che si chiama Territori e questo menù è un menù bianco con 12 portate dove ognuno di noi fa uno studio, ma più che altro uno studio della storia dei prodotti. Alessandro ha studiato lo zenzero, devo dire. Non l'ho studiato, l'ho sempre saputo. Faglielo dire allora, dai. No, guarda, la cosa... Dai che... La cosa che mi è mancata di più in questa quarantena è proprio tornare a lavorare con Fabio. Lo devo proprio dire perché...
chi come noi lavorando insieme da ormai quanti anni? Era 2003, era 2004 quando l'ho accolto io a Castelfoglio, che è arrivato con la valigia valigia da lontano. No, arrivava da Londra, quindi la valigia era in pelle. Il discorso qual è? Che lavorando insieme da così tanti anni si è creato un rapporto che va oltre il lavoro, quindi noi in cucina creiamo i nostri piatti in una continuo confronto. Confronto e condivisione, sì. Sia in termini di cultura gastronomica, voglio dire, Fabio ha insegnato a me cosa sono le cime di rapa, io l'ho portato una volta al rifugio Longoni dal mio amico Elia. Voglio dire, questa unione tra nord e sud, e non è nient'altro che la grandezza di questo territorio che è l'Italia, che appunto al mercato ortofrutticolo di Milano trovi, perché tutti i prodotti italiani convergono in questo mercato, quindi il cuoco milanese ha una fortuna su Milano ad avere un punto dove poter acquistare il prodotto che arriva da tutta Italia. Questo è un vantaggio. Quindi, certo, uniti si vince, bravo. E speriamo di vincere molto presto, anche venendo a trovarvi di persona. Dimmi, Fabio. Ma penso che non ci saranno problemi, perché i nostri clienti non vedono l'ora di ritornare. Noi dobbiamo dare tranquillità ai clienti, quindi avremo il ritorno. Poi non dimentichiamo che in tutte le pandemie, così, le epidemie ci sono, arrivano, poi si dimenticheranno e si ritornerà alla normalità, perché un'Italia come la nostra non può mancare il cibo, non può mancare vivere, perché noi siamo abituati a vivere col contatto, con nell'abbracciarsi. È impossibile che, per me passerà un po' di tempo, ma ritorneremo più forti di prima. La faremo. Ascolta, no, Alessandro, come vi state preparando? Al di là che non ci sono ancora norme chiare, ogni tanto, ogni due per tre cambiano delle indicazioni, ma come vi state preparando alla riapertura con quello che sappiamo finora? Noi, come luogo di Emenadia, avendo oltre 70 dipendenti, tre locali, stiamo aspettando le direttive nazionali che siano precise e indicative sul contesto da attuare. Fino ad allora anche noi siamo come nell'associazione Le Soste, arrivano segnali di attesa, e quindi il consiglio che abbiamo sempre dato noi è quello di aspettare il decreto ufficiale definitivo, improvvisarsi virologi o quant'altro. Quindi questa è la nostra strategia. Inizieremo, appunto, come ha detto Fabio, il delivery dei nostri piatti tramite Voce, che è sito in Piazza della Scala, anche con un piccolo takeaway. Avremo anche l'opzione del gelato, e quindi con un nostro partner che già ci ha accompagnato l'anno scorso, che è Gusto 17, e quindi daremo una proposta anche in termini di vini con una selezione di Alberto Piras. Daremo un servizio per i nostri clienti ai quali siamo mancati tantissimo, quindi avranno la possibilità di ritornare ad assaporare il nostro stile italiano con la materia prima, la leggerezza, e anche a salutarci, anche se con la mascherina per ora. Però, quindi la nostra preparazione è l'attesa a una seria e concreta decisione che porterà la ristorazione a tutelarsi anche. Certo. Alessandro, ma la settimana prossima puoi venire a casa mia a cucinare? Siamo in quattro. Questo potrebbe, tu l'hai detto così, però potrebbe essere una nuova modalità di... Esempio, noi come luogo di Emenadia non abbiamo pensato ad oggi, parlo ad oggi, di fare il delivery, perché l'esperienza è così ampia ed emotiva, culturale, che non riusciremo a farla percepire con il piatto in delivery. Però ci stiamo organizzando per pensare a delle formule di chef a casa. Potrei venire io a casa tua, Nadia, io ti aspetto e fare
scena per farti rivivere l'emozione dell'umanità, della cultura e dello stile del luogo di a casa. Forse questo potrebbe essere un primo passo per la ristorazione, diciamo. Di sicuro, anche perché chi vive un ristorante come il vostro, al di là dell'ottimo pasto, degli ottimi menù, vive anche l'esperienza, soprattutto l'esperienza appunto del vostro contatto, della vostra storia, del vostro racconto. Quindi sicuramente il valore aggiunto a un piatto preparato da voi in formula delivery sarebbe la chiusura del cerchio, avere uno di voi a casa che fa vivere anche l'esperienza simile a quella del ristorante, non dico uguale perché non lo sarà mai, ma simile. Guardate Fabio quanto è bravo a fare delivery, però in formula delivery proprio l'hai preparato. Delivery. Abbiamo rispettato anche il discorso del aspetta che te lo filmo bene. Sì. È tutto sostenibile. Sì. E qui abbiamo gli asparagi cotti in acqua con un filo d'olio extravergine d'oliva, abbiamo utilizzato un nocellato belice, le erbe, questo petto di pollo che ha una morbidezza incredibile perché è croccantezza su con lo zenzero, quindi abbiamo anche lo zenzero, e poi finiamo con la sua salsa al timo. Quindi avremo questo prodotto. Si può scaldare i microonde. E come lo rigeneri questo a casa? Questo lo rigeneri mettendo il contenitore direttamente in forno a 60 gradi per 7-8 minuti. E quindi hai un prodotto perfetto. Non dimentichiamo che questi prodotti sono fatti espressi, quindi mantengono. Si può mangiare anche dopo domani? Sì, assolutamente sì. Hanno un ottimo chef line, quindi non ci sono problemi. Li abbiamo testati tutti noi. Ti piace? Lo prenderesti? Io lo prenderei, sì, assolutamente. Anzi, vi chiedo, a livello di consegna, voi siete a Milano, come vi siete organizzati? Allora, noi per quanto riguarda il delivery, ci appoggiamo su una piattaforma che si chiama Cosa Porto. Sì. E quindi su tutta Milano loro sono disponibili nella consegna, ma noi, avendo anche un furgone, noi abbiamo anche l'opzione che il cliente può chiamare a voce I'm Renato in Piazza Scala tramite telefono o tramite un'email, dove noi risponderemo anche velocemente. Sapete che con questo annuncio vi siete proprio vincolati a vita, nel senso che tra un po' vi dovete dividere in sette per essere dei clienti. No, ma siamo contenti, ma vedi la forza. È quello che manca. I paesi nostri, l'Italia, la Spagna, la Francia, il Sud America, paesi che avevano il contatto umano, avevano il sorriso, non che gli altri non ce l'abbiano, ma noi molto di più, no? E quindi non vediamo l'ora che questo settore venga abbiamo veramente bisogno. Alessandro, scusami, ma rispetto a prima cerco un po' più disturbato. Sì, perché ho scoperto il perché, perdonami. Perfetto. No, in effetti quello che dicevo, oltre al buon cibo, all'ottimo servizio, quello che manca a noi italiani è proprio vivere l'esperienza da voi chef e nei vostri ristoranti, ma torneremo a farlo.
Volevo fare un appunto, cioè un appunto, una precisazione sul fresco. Come riconosciamo gli asparagi freschi, lo zenzero anche a questo punto, perché non tutti sanno acquistare bene? L'asparago è importante quello che si vede, quindi un asparago deve essere bello di una croccantezza e quando si tocca si deve sentire che è veramente duro in sé, no? E poi l'altra cosa importante, il gambo, vedere il gambo che sia bello, non molto secco, sì. E questo si vede perché significa che è stato tagliato da tanto tempo. La stessa cosa per il bianco e lo zenzero, è un prodotto che dura tanto, ma è anche fondamentale il profumo, è fondamentale la consistenza. Vedete, questo è bello duro, e ha una consistenza importante, ma anche il colore, perché poi dopo a un certo punto inizia a diventare un po' più bianco e quindi significa che ha tanto tempo. E poi il succo che c'è all'interno, il succo dello zenzero, perché lo zenzero centrifugato c'ha tantissimo succo, quando viene meno, perché comunque inizia un po' a passare un po' di tempo, ecco. E poi, come dice sempre Aimo, no? Uno non può sapere tutto, no? Quindi recuperiamo il rapporto umano con il nostro fornitore, no? E la fidelizzazione al mercato, quindi non si può sapere tutto nella vita. No, chiaro, si parla e quindi, si informa. Quindi, ripeto, se si diventa cliente fidelizzati del pescivendolo, del fruttivendolo, innanzitutto si può fare economia, nel senso che si può decidere in rapporto umano che devo fare il pomodoro, la zuppa, quindi devo fare il sugo di pomodoro, non mi servono quei pomodori così, mi servono magari anche quelli un po' appassiti che costano meno, tanto la pomarola viene più buona. Quel rapporto umano che fidelizza il cliente e aiuta, perché se io sono cliente di un fruttivendolo, il fruttivendolo avrà piacere nel proteggermi, nell'aiutarmi e nel cercare di darmi sempre il meglio, perché vuole che io ritorni dal mio comprare. Quindi questo è l'oggetto del mercato, no? L'umanità. Sì, che poi è un circolo bello virtuoso che parte da un produttore sano, passa da voi e finisce al cliente che è soddisfatto proprio per questo. Il luogo di Emeradia ha della materia prima stupenda, non soltanto perché la compra, ma perché incarna quel rapporto umano, quella fiducia, quella fidelizzazione. Noi abbiamo fornitori che seguivano Aimo negli anni 60, 70, 80 e ora noi abbiamo a che fare con i figli. Faccio un esempio, Marco Martini di Boves, è una macelleria, e quando si presenta un altro macellaio, noi abbiamo anche Varvara, abbiamo Sabatino, tantissimi, Angelo, e abbiamo altri macellai, perché creiamo ogni macellaio al suo best seller, quindi cerchiamo di avere il meglio, no? Ma il discorso qual è? Che questi riconoscono in noi una serietà professionale, quindi non li abbandoniamo a qualunque altro passi di fronte a noi. Questo sta però è anche vero che non è che ci accontentiamo, nel senso che siamo sempre sul pezzo, li chiamiamo, ci lamentiamo quando un prodotto non è come lo volevamo noi, e il macellaio stesso, o chiunque esso sia, dice avete ragione, cavolo, avete ragione, questa volta c'è stato un errore. E quindi questo rapporto di serietà reciproca fa sì che poi le persone ci mandino sempre il meglio. Giusto. Allora, visto che voi lavorate in coppia e siete anche una bella coppia affiatata, adesso vi propongo una cosa simpatica, cioè uno spot di uno all'altro. Voglio dire, Fabio, lanciaci un bel messaggio di positivo, delle cose belle di Alessandro, e viceversa Alessandro con Fabio. Ma Alessandro è un ragazzo veramente come il sole, direi. Quindi un ragazzo sempre positivo, un ragazzo che è un piacere lavorarci insieme. Quindi viva Negrini, viva il suo splendore. Che amore, questo è amore. Questo è amore, questo è amore. Ma qui volevo arrivare. Dimmi Alessandro. Io, Fabio, guardate che bell'uomo che è. Sono
folklore francese, sai, di quel cinema francese. Esatto. Il fascino, sì. Esatto. Ma Fabio, io l'ho detto più volte, cosa volete che vi dica? Per me Fabio è un fratello, insieme abbiamo gli stessi obiettivi, noi lavoriamo insieme, ci vediamo anche nei giorni liberi. Per me Fabio, io faccio parte della sua famiglia come lui fa parte della mia. Io lo dico sempre, ho perso mio fratello nel 2004 e nel 2004 ho incontrato Fabio, quindi è un segno del destino questo. Io auspico, anzi mi auguro a tutti di trovare un partner lavorativo come quello che ho trovato io, perché insieme si condividono le gioie ma anche gli sport. Quindi, e poi stando insieme si rinuncia molto spesso a questo egocentrismo, quindi rinunciare per dare all'altro. Sta piangendo, Fabio, sta piangendo. Non posso no, più. Ma anche, hai commosso anche me. No, è bello perché è molto bello vedere. Non lo posso più inquadrare, sta facendo il pollo. Ora taglierà la cipolla per far finta. Per far finta che è quello. Beh, ma hai ragione, perché. Tutto vero questo. È bellissimo vedere questo rapporto ed è vero anche questa condivisione della centralità della cucina, che di solito è nella figura di uno chef, e voi condividete in modo bello. Ma noi non possiamo fare altrimenti, cioè oramai veramente ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto, e poi come diciamo, se l'unione fa la forza, noi due insieme siamo veramente una potenza, e divisi diventerebbe diversa la situazione, quindi lo notano, cioè, poi è anche l'esempio per i giovani, perché oggi ci sono tanti giovani che ci seguono, creano delle coppie, perché il discorso è in cucina è importante avere degli obiettivi, come in tutti i lavori, parlo della cucina perché è quello che ci compete, e quindi essere in due, avere degli obiettivi e raggiungerli molte volte anche con uno scontro costruttivo ti porta veramente ad avere dei risultati incredibili, con, dico, minor sforzo, perché molte volte si è livellato, è diviso, è in condivisione, quindi noi ci sentiamo di dire che le coppie, lavorativamente parlando, sono importanti se alla base c'è il rispetto della persona. E qui c'è, certo, questo. Poi non dimentichiamo che adesso abbiamo fatto questa love story di Pisani e Grini, però nella realtà poi noi siamo un gruppo molto solido, appunto quasi 80 dipendenti, con dei dipendenti storici, collaboratori storici che ci seguono, come Nicola Dell'Agnolo, che è il nostro direttore storico, che ha gestito la nostra sala al Luogo dei Menadi in maniera impeccabile per tutti questi anni, con noi ha raggiunto i risultati. Alberto Piras, come citato prima, il nostro sommelier, che è il nostro Cristiano Ronaldo della squadra. Abbiamo un gruppo di ragazzi straordinari che si sono uniti in questa fase di emergenziale da subito, chiedendoci come potessero darci un contributo, nonostante in questo momento siano anche loro a casa, fermi in casa. Abbiamo Stefania Moroni, che è l'artefice di questa unione lavorativa di Fabio Alessandro. Abbiamo Aimo e Nadia, no? Che ci hanno sempre sostenuto. Aimo e Nadia sono nelle soste da non so da che anno, ma gli anni 80. Dall'89 sono i fondatori, con Ezio Larenata, Antonio e Nadia, Gualtiero. Quindi quando si racconta una storia, e la storia è vera, il cliente rimane appassionato. Ne parlavo l'altro giorno con Stefania di come la percezione di Aimo e Nadia siano di solidità, ma anche di serietà, no? Certo. E quando Stefania Moroni ci ha chiamato, ha subito visto in noi, oltre all'abilità culinaria, ma un progetto umano fondamentale.
Poi noi siamo sempre, quando lavoravamo da Anadi e Antonio Santini, cioè era una coppia, è una coppia straordinaria, quindi l'unione ci ha sempre un po' accompagnati, ecco, questa è la vera forza. Questo è vero. E guarda, rispondo a un commento che dice, qualcuno dice, in voi prevale l'intelligenza perché non è sempre facile dividere il successo. Condivido sull'intelligenza. Dividere il successo no, perché anzi voi lo moltiplicate, non lo dividete. Credo che in due, più che dividerlo, lo rendete ancora più grande. No, il nostro successo è raggiungere l'obiettivo, quindi poi non è importante chi è davanti o dietro, l'importante è raggiungere l'obiettivo, e quindi quando si raggiunge lo raggiungiamo in squadra. E sempre questo è il nostro, diciamo, ragionamento, la nostra filosofia di gruppo. Si vince uniti. Uniti, bravo, bravo. Qualcuno diceva, da soli si va veloci, ma insieme si va lontani. E voi siete proprio l'esempio di questo, un gruppo che va e andrà ancora sempre più lontano. Esatto. Allora, Alessandro e Fabio, io sono contentissima di aver chiacchierato con voi, ci vedremo presto e sicuramente vi disturberò anche per altro, perché non mi sfuggite, e conto anche di venire al mercato con voi. Questa esperienza non ma quando vuoi voi, ma ci tengo. Quando la facciamo vuoi. Ovviamente a Fabio diamo una tara di mezz'ora, ma non glielo diciamo. Ma solo perché abito più vicino. Diciamo che ci incontriamo alle 6:30, poi noi ci mettiamo d'accordo per le 7. Cioè, gli è rimasto questo così, questo orario un po'. Sì, sì, te lo consiglio, ma ci penso io, tu non ti preoccupare, Mari. Tranquilla. Allora, un abbraccio grande. Ciao, ciao a tutti, grazie. Ti faccio vedere soltanto, guarda quanto è bello il nostro teatro dei sapori, perché tu non l'hai ancora visto. Ti saluto, ma tu fammi vedere. Perché guarda, vedi, quando poi il cliente viene al mercato, torna, perché noi abbiamo ristrutturato il ristorante e purtroppo non ancora tutti sono venuti a vederlo perché questo Covid ci ha fermato, ma guarda quanto è bello. Ma che spettacolo. Questo era il locale che era dietro la sala. Sì. Okay. Quindi noi qui abbiamo questa cucina straordinaria. E qui mi siedo. Con i tavoli. Qui mi siedo e mangio. Puoi mangiare, Fabio. Mangiare. L'ultimo teatrum dei sapori l'abbiamo fatto con i filindeu, questa pasta sarda che ormai è quasi dimenticata, ci sono poche signore che la sanno fare. Ed è una pasta straordinaria perché si può direttamente cuocere col brodo di pecora caldo, una sorta di lasagna che non te la sto a dire perché adesso è anche l'ora di pranzo. Ecco. E qui noi in questo teatro riusciamo a non solo a fare appassionare il cliente, ma a fare appassionare anche i nostri collaboratori che qui, avendo uno spazio didattico ma anche funzionale, riescono a fare le prove e quindi diventa una cellula all'interno del ristorante. Meraviglioso, meraviglioso. Bene, io vado a mangiare il mio pollo. No, ma questo lo porto io. Visto che vogliamo portarci a casa anche noi. Alessandro, visto che vogliamo portarcelo a casa anche noi, ricordaci il delivery, cosa fare per... Allora, delivery presto sui nostri canali social e il nostro sito, avrete tutte le informazioni. Verrà evaso da Voce Piazza Scala, quindi sia il takeaway che con la piattaforma di Cosa Porto. Presto avrete informazioni, ma secondo me entro fine della settimana prossima cominceremo con gli ordini. Quindi dovete sapere che saremo io e Fabio e basta in cucina. Quindi se poi ce lo permetteranno, cercheremo di farci aiutare fortissimamente. Grazie Alessandro, ciao, è stato un piacere, davvero grazie. Ciao, 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 presto, ciao, ciao. A presto, ciao, un bacione, ciao, grazie. Eccoci qui, un piacere davvero enorme chiacchierare con Alessandro e Fabio. Due splendide persone, lo sapevamo, lo abbiamo appurato, una coppia forte, forte perché proprio perché lavora insieme senza lite, ma con grande intelligenza.
Ora, io vi ricordo che gli appuntamenti con Io Fresco a Casa, gli appuntamenti con questi foodie talk sul fresco continuano, e in particolare il prossimo appuntamento è martedì 5 maggio, sempre alle ore 12, sempre su il profilo delle soste. Rimaniamo a Milano e andiamo a trovare quello che poi è anche un amico di Alessandro e Fabio, e si tratta di Andrea Afrea, quindi lo IATA a Milano. Ci vediamo martedì, non mancate, ricordatevi che il fresco ci aspetta ai mercati agroalimentari. Sogemi sta ristrutturando i mercati, che saranno sempre più fruibili, sempre più belli, sempre più ampi. Già adesso si possono ovviamente utilizzare, si può andare ad acquistare il fresco. E ricordiamoci, Io Fresco a Casa. Saluti da Foodie che... mi sono dimenticata di chiedere ad Alessandro e Fabio il loro Foodie. Fa niente, li contatterò dopo per una foto in diretta. Grazie, Io Fresco a Casa. Ciao.